Ciao! Allora, oggi volevo provare a fare con voi, dato in tema primaverile, questi esperimenti di Tiger, dove dovrebbero nascere dei semi. Dai semi dovrebbero nascere i fiori. Però, già leggendo delle istruzioni di questo, che sono questi fiori, e tra le varie istruzioni, cioè mettere 20-25 gradi esterni, e allora no, fa ancora molto freddo, quindi questo sicuramente no. E allora direi che possiamo provare a fare questo, che sono i fagioli magici, anche perché le istruzioni sembrano più semplici. Quindi tirare fuori tutto, dobbiamo quindi aprire la lattina, poi metterlo dentro il seme più o meno a 1 cm, ok? Togliere il tappo sotto, ah ok, rimuovere l'adesivo prima di bagnare, ok? Poi bagnare ogni 3 giorni. E c'è proprio il calendario, ok? Aspettare 5-7 giorni per farlo crescere. Bene, direi che possiamo provare a farlo. Stavo pensando magari di mettere una carta sotto se devo vuotare tutto. Ok, magia dell'editing. Ora c'è la carta. Iniziamo ad aprire questa latta che non ci riuscirò mai, ma per fortuna io ho le mie mitiche. La lima, ok, dunque apriamo così. E poi scusate perché se... Ah no, va bene così, va bene così. Ok, e quindi? Ma dici di vuotare tutto? Ma non posso semplicemente cercare il seme? No? Devo vuotare tutto? Eh sì, e ok, adesso? Ah, trovato! Eccolo, è proprio un fagiolo! Con il cuoricino! Oddio, che carino! Guarda, se lo vedete! Con il cuoricino! Ok, quindi solo uno? È rilassante questa cosa! Sì, solo uno, quindi o cresce o è un super epic fail. Ok, benissimo. Allora, intanto, finché ci siamo, dobbiamo togliere... Che bello, vieni via benissimo. Ah, perché c'è il buco? Va bene, quindi basta. Quindi ci vorrà un piattino sotto qualcosa. E adesso dobbiamo mettere di nuovo dentro tutta questa roba. Benissimo. Ma sì, ma facciamolo un epic fail in diretta, su via. Ce la sto anche facendo. Ok. Magari non dovevo proprio metterla dentro tutta tutta, perché... Ora mettiamo il fagiolo, cioè qualche... Fa vedere anche la posizione. Sì, bene, quindi lo mettiamo proprio così. Andiamo a riempire con il restante. Ok. E quindi adesso è da bagnare, ma bagnare quanto? Bagnare un pochino. Vado a prendere... No, mi devo attrezzare meglio, perché se poi l'acqua scende ci vuole un piattino, qualcosa. Mi attrezzo. Ed eccomi qua. Allora, ecco qua. L'arte di attrezzarsi, perfetto, e quindi adesso dobbiamo metterci l'acqua. Non so quanta, ce ne mettiamo un pochino. Temperatura ambiente. Così? Uppala, ma come sono brava. Basta. Adesso dovrò anche asciugare. Comunque, no, no, pubblicità, grazie. A questo punto dobbiamo. Non esce l'acqua.
Innaffiarlo ogni 3 giorni, quindi tra 3 giorni ci aggiorniamo per innaffiarlo e poi iniziamo a vedere tra 5-7 giorni. Sì, 5-7 giorni che cosa fa e speriamo che cresca qualcosa, anche perché abbiamo detto che questo qui per adesso non possiamo farlo perché non c'è abbastanza caldo per lui. Va bene, vediamo, sono curiosa di vedere che cosa viene fuori da questo. Ed eccoci qui. Allora, sono passati 3 giorni. Immaginavamo che non poteva crescere in 3 giorni, ma ci andiamo a dare un goccino qua, un goccino. Così. Una mezza tazzina d'acqua e adesso aspettiamo altri 3 giorni, se non sbaglio. Cos'è che dice? Ah, ogni 3 giorni, quindi 3 e 3, 6, dovrebbe iniziare a crescere tra i 5 e i 7. Quindi ci aggiorniamo tra altri 3 giorni magari per vedere se c'è qualche novità. Allora, sono passati altri giorni e visto che c'è il sole ho pensato di metterlo fuori. No, ma guardate. Sì, c'è qualcosina. Inizia a vedersi qualcosa. Adesso ovviamente i giorni non sono ancora passati, quindi aspettiamo un attimo, ma vi tengo aggiornate su questa cosina che sta Ed eccoci spuntando. qui. Allora, sono passati sinceramente più di questi giorni, 5, 7, no, ne sono passati almeno 15 e la situazione è questa. Guardate, si vede? Sì, si vede che c'è qualcosina che sta spuntando. Eccolo qui. Ecco, diciamo che probabilmente non era la temperatura migliore. E magari ci deve aspettare un po' più di sole, un po' più di caldo. Fortuna che l'ho messa fuori in questi giorni, però volevo fare il video per l'inizio della primavera e quindi vi aggiornerò man mano che ci saranno progressi. Comunque aspettate, ecco, pianino. Guardate che si vede che ha fatto proprio il germoglietto. Tengo coperto, è uscito un po', ecco, teniamo coperto solo questo. Quindi, eccoci qui, la primavera è ufficialmente iniziata col fagiolo magico che cresce in una lattina. Quindi l'esperimento di Tiger sicuramente è riuscito. Poi vedremo come cresce e vi aggiornerò magari nei prossimi video no, o su Instagram oppure qui in un video vi faccio un aggiornamento se cresce. Perché no? Mi piacerebbe anche farlo. Oltretutto, quando ci sarà più caldo vi farò anche l'aggiornamento e l'aggiornamento. Testeremo assieme l'altri, quelli con i fiori. Sì, comunque questo qui inizia a crescere, quindi funziona. Anche se davvero o avete caldo oppure hai 5-7 giorni per farlo crescere. Così, insomma, quindi sono passati 12-14 e siamo a questa situazione, ma comunque sia, cresce, c'è e quindi ha funzionato. Dunque, è un periodo un po' non sto neanche a dirlo, comunque ci stiamo mettendo a fare i lavori di giardino perché è il momento di avete un terrazzo, avete un giardino, anche solo i fiori sul balcone è il momento di sistemarli anche per passare del tempo, anche perché avete visto che se cresce un fagiolo in una lattina di Tiger, tranquillamente possono crescere anche i fiori sul terrazzo e quindi così vi tenete anche un pochino impegnati e poi la natura dà sempre dei risultati, dà sempre delle soddisfazioni con un po' di fatica, dà soddisfazioni e ci tiene anche compagnia. Comunque su, teniamo botta, teniamo forte, se cresce un fagiolo in una lattina di Tiger, tranquillamente è sinonimo che ce la faremo anche noi, forza. E intanto, se vi ho tenuto un pochino di compagnia, intanto buon inizio primavera. Se vi ho tenuto un pochino di compagnia, aspettate perché sta passando una macchina e io ovviamente sono in cortile, fa un rumore tremendo. Ecco, le gioie del cortile. Se vi ho tenuto un pochino di compagnia, fatemelo sapere con un commento ed è forza, coraggio che ce la facciamo, come ce la sta facendo la natura a rinascere con il sole e la primavera. E io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!